Cucambo? Qui ci fanno camminare sulla storia. Ma non volevamo perderci il tramonto. La soluzione è un tavolino della Decathlon. Guida non scende giù. Proveremo a usare questo coltellino per il formaggio. Praticamente dall'esterno non si vede niente. Anche se non dovessimo più smontare il frigorifero. E buongiornissimo! Ciao. Oggi non abbiamo filmato niente perché avevamo veramente tanto lavoro arretrato, quindi abbiamo dovuto sbrigarlo. E ormai è pomeriggio e stiamo andando, come abbiamo detto ieri, andiamo verso il mare. Andiamo a bere un caffettino. Anche se ormai tardi, i siti archeologici stanno chiudendo, abbiamo comunque deciso di fermarci da Aquileia per bere quel caffè che volevamo bere a Grado. Cucambo? Sì, perché vendono tanti prodotti di cocco puro, quindi cioccolato e tutto il resto. Ah, ho capito. Comunque caffè di Aquileia approvato e qui siamo praticamente sul parcheggio. Sul parcheggio si può dire? Vabbè, si può dire. Comunque Aquileia si trova in provincia di Udine, ma più precisamente siamo a pochi chilometri da Grado, e se non sapete dove è Grado, guardatelo su Google Maps. L'Aquileia, insieme a Ravenna e Brescia, è uno dei siti più archeologici più importanti dell'Italia settentrionale. E sì, e se non sapete come è Brescia, soprattutto la parte archeologica, guardatelo nei nostri video. E visto che pomeriggio, ci ho preso la mia merendina senza zucchero. È strano che quando si parla dei siti archeologici romani a tutti vengono subito in mente i mosaici di Ravenna. Nessuno ci pensa a Brescia o addirittura a Aquileia. Che è un peccato, perché se a Brescia comunque c'è un'area grande in un unico posto, anche perché non è che potevano buttare mezza Brescia per scavare, Aquileia è tutta quanta un enorme sito archeologico. E visto che inverno è abbastanza tardi e i siti chiudono presto, cercheremo di darvi soltanto un assaggio. Siete pronti? Signori, qui ci fanno camminare sulla storia. Pensate a un camper due cavalli con le ruote di legno che va su questa strada. È così che avrebbe potuto apparire. Purtroppo siamo arrivati tardi e non siamo riusciti a vedere la basilica all'interno. Ci hanno detto che ci vuole più o meno un'oretta, perché all'interno trovate un mosaico di 760 metri quadri. Quindi torneremo. Visto che volevamo essere nel paese prima del tramonto, abbiamo lasciato camper, diciamo, nei normali posteggi lungo la strada per le macchine, ma sono così stretti che ho dovuto andare con le ruote sulla riga blu. Ne hanno fatto apposta per non far parcheggiare nient'altro che le macchine.
anche se ormai è diventata una cittadina turistica, anche a Grado troverete dei pescherecci, retaggio della vecchia industria ittica. Per noi Grado è una tappa intermedia solo per stanotte, ma non volevamo perderci il tramonto. Filmare tramonto e ce l'abbiamo fatta all'ultimo istante. Ora ci trasferiamo al parcheggio dei camper dove è consentito dormire. E domani mattina, in base al meteo, se piove o no, sceglieremo la destinazione, perché se non piove andremo in una spiaggia un pochettino isolata, soprattutto in questo periodo. Qui siamo arrivati al parcheggio, penso che è il numero 6, insomma, dove parcheggiano anche i pullman, e in questo momento è gratuito. Adesso non so se è gratuito soltanto in questo momento o è gratuito per camper durante tutto l'anno. Comunque qui c'è proprio scritto parcheggio consentito 024, ma non campeggio. Adesso andiamo anche a vedere l'area sosta, se anche quella è a pagamento o è gratis in questo periodo. Visto che è tutto sbarato, direi che anche qua in questo periodo è gratuito. E c'è anche camper service. Noi non è che facciamo molte recensioni delle aree soste, ma soprattutto così d'inverno, se ti già trovi sul posto, perché non dare l'informazione? Chiuso? No, dai. Mentre io sto scaricando i file, Maya si è già messa all'opera per preparare dei hamburgerozzi, ma questi sono vegetariani. Ci siamo resi conto adesso, preparando la cena e parlando, che per noi con questo viaggio è cominciata la nuova vita da camperista, chiamiamolo così per non chiamarla da vanista. Però finiamo di preparare, mangiare e poi ve lo spieghiamo. Ma questo è ancora rimasto, chiamiamolo, da per più. Non si parla con la bocca piena. E verdure della divisa in due parti uguali. Avete già provato pane nero al carbone? È troppo buono. E queste due sono qui a fuoco lento. Ma quanto manca? 3 minuti. Questo è mio? No, questo è mio. Wow! Hai visto? Bellissimo! E buon appetito! Buon appetito! Lo sto mangiando al contrario! Però buono! Devo dirvi che noi siamo veramente dei fan dei burger vegetariani. Non è che tutti quanti sono buoni, però quando trovate la marca giusta hanno veramente un gusto... Ops, è caduto. Non dico uguale a carne, perché non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è avere un buon gusto. Come aveva detto Maya, per noi è incominciata una nuova vita, cioè ci siamo resi conto, una nuova vita da camperista, perché ormai è passato un anno quasi esatto da quando abbiamo registrato il video, ma quanto ci costa fare le modifiche, e non solo che le abbiamo fatte e concluse, ormai quasi ci siamo dimenticati, ed è la prima volta in assoluto, ma in assoluto, che abbiamo incominciato un viaggio senza neanche per un istante dover pensare: oh, ma quando torno cosa devo fare? O devo tornare perché devo fare determinata cosa. L'estate scorsa era basata soprattutto a dobbiamo tornare per fare o modifica o controllo, o autunno era soprattutto dedicato a varie riparazioni. Poi abbiamo ricominciato ad installare in inverno. Nel senso che in inverno abbiamo installato riscaldamento, moquette, le luci e tante altre piccole cose.
Sì, non era soltanto il fatto di pensare alle installazioni, che noi adesso finalmente abbiamo guadagnato autonomia completa, cioè possiamo finalmente rilassarci. Per noi autonomia vuol dire libertà, libertà di poter fermarsi ovunque consentito, perché non è che vogliamo fare non so cosa. Però in effetti in tutto questo viaggio, che sta durando già da un bel po', siamo stati quasi sempre nei parcheggi, e adesso abbiamo fatto camper service a Gorizia, tra l'altro gratuito, e anche dal punto di vista economico, se voi andate ogni tanto a fare qualche weekend è un conto, ma se passate giorni e giorni dovete tutte le volte pagare 15-20 euro, incomincia a diventare altro che mutuo. E quindi adesso finalmente, come abbiamo annunciato la nostra live, i nostri video cambieranno, fortunatamente diventeranno sempre di più video di viaggi, informazioni. Sì, perché è quello che volevamo fare. Ovvio che se dobbiamo fare qualche manutenzione, se dobbiamo fare qualche miglioria, ovviamente che video si farà, però a noi piace viaggiare. Visto che nei nostri video ormai non può mancare Beppe Corner o Momento Beppe, abbiamo un'ultima chicca per voi. Abbiamo preso in prestito da Beppe una cosa per effettuare un'ultima miglioria dentro il van. Quindi segue, per qualcuno, un utilissimo video pre-registrato. Quello che ci è mancato di più nel corso dell'anno scorso era la nebbia. No, sto scherzando, non è la nebbia. Ma ora dovrei dirvi anche questo è van life. Ma non ve lo dico perché noi non seguiamo le mode. No, effettivamente, quello che ci è mancato di più l'anno scorso, quando ci fermavamo in qualche bel posto, era sedersi davanti al tavolino e bere il nostro buon caffè. Ma non pensate che noi non abbiamo un tavolino. Ovviamente ce l'abbiamo. Si può dire che il nostro è uno dei classici tavoli da camperista arrotolati, però visto che non ci sono solo camperisti che ci seguono, ve lo faccio vedere. Questo tavolino noi di solito lo utilizziamo quando siamo nei campeggi, quando siamo fissi da qualche parte, per dare soste, ma non solo. Per esempio, quando andiamo al lago di Ledro, dove di solito non tiriamo durante il giorno il tavolino, alla sera lo tiriamo fuori per mangiare e poi lo mettiamo via. Noi lo utilizziamo anche per lavorare, perché è molto robusto, tranquillamente potete mettere il computer, anzi due computer, iPad, uno o due telefoni, quindi un tavolo di questo genere sicuramente aiuta molto. Non è che ci si mette tantissimo a montarlo, però capite che quando vi fermate lungo la strada, come per esempio quando eravamo in Danimarca, in spiaggia, e c'era quel vento e dovevamo soltanto bere un caffè, alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato lo sgabellino, l'altro il gradino. Oppure quando andavamo alle Langeland, lì dove c'era quel bellissimo belvedere, neanche lì abbiamo bevuto caffè dentro il camper. Sicuramente per un caffè non vado a tirare. Una pausa che fate. Oltre che non è molto pratico per essere utilizzato per soli 5 minuti, è anche abbastanza grande, cade subito nell'occhio. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Un caffè. E finché Maya prepara caffè, vi farò vedere la soluzione che abbiamo trovato. La soluzione in realtà è un tavolino della Decathlon da 20-24 euro. Arriva il caffè! Questo è un tavolino molto pratico, perché in realtà basta soltanto aprire le gambe ed è pronto per utilizzo. In realtà questo non è il nostro tavolo, perché in questo momento non sono disponibili. L'abbiamo prestato dal Beppe. Ma perché? Noi l'abbiamo preso da Beppe perché in questo momento abbiamo un po' di tempo e vogliamo creare un alloggio, in realtà una guida per questo tavolo sotto il letto. Ma in realtà noi una guida ce l'abbiamo già, quella che usavamo per il carrello per il trasporto dell'attrezzatura da windsurf, che comunque non utilizziamo da un po' di anni. Ora basta soltanto un po' abbassarla, fare qualche modifichina e dovrebbe essere tutto. Ma il caffè lo prendiamo dentro nonostante i due tavolini che ci sono fuori, ma non perché fuori sono 7 gradi, questo non è assolutamente problema, perché sono appena passati i vigili. E qua non è possibile campeggiare, si può sostare ma non campeggiare. Comunque non riusciamo neanche a pronunciare questa cosa, ma questa cosa sicuramente non ci rovinerà la giornata. Va bene bere il caffè anche dentro il vostro van.
ora che abbiamo finito il caffè, andiamo a fare sta modifica, speriamo da 5 minuti. Ma prima, alziamo il letto. Ora dobbiamo svitare la guida per prendere bene la misura. Ma anche se abbiamo svitato tutte le viti, la guida non scende giù, perché è stata messa anche con biadesivo per essere più forte, visto che il carrello era fatto, o meglio dire, è fatto de ferro. Proveremo a usare questo coltellino per il formaggio, visto che non ho portato la spatola. Partito. Ma per evitare che il tavolo si graffi su alluminio, perché continua ad andare su e giù, e anche che scivoli, perché comunque alluminio su alluminio scivola tantissimo, noi metteremo, incolleremo, meglio dire, su questo profilo i feltrini. In questo modo non soltanto non si sentirà, non si graffierà, ma anche il feltrino, che lo farà anche scorrere bene, nello stesso tempo lo anche frenerà. Ora vediamo se riesco a incollarlo così, in un pezzo unico. Tanto arrivare all'angolo bene. Il primo è andato, ma alla fine abbiamo ripiegato e le abbiamo tagliate tutte strisce da incollarle separatamente. Mi fa molta meno fatica. E questa è fatta. Andiamo a rimettere anche biadesivo, ma per faticare meno uniamo questi due profili e mettiamo se avremo quanto avremo di biadesivo. E dopo andiamo semplicemente a tagliarlo in mezzo. Fatto! Fatto! E ultima cosa che andremo a fare, metteremo feltrini anche su questa parte di legno, che comunque servirà come guida per il tavolo. Ed ecco fatto! Visto che vogliamo appiccicare tavolo più alto possibile, cercheremo di utilizzare un trucco. Cosa faremo? Togliamo il nostro biadesivo, lo mettiamo ai lati. Oh, questa si fa una volta sola. Alziamo il tavolo, non dobbiamo toccare parete se possibile, te l'alziamo, spingiamo in alto, hai spinto in alto? Sì. E adesso spingiamo sulle pareti. Spinto. E io vado con le dita, spingilo, cerca di attaccarlo. Ok, adesso prendo il tavolo e lo sfilo. Grazie al biadesivo il nostro profilo è rimasto incollato. Ora dobbiamo soltanto avvitarlo. Ora abbiamo avvitato e vediamo il risultato. Fa un po' fatica ad entrare, ma questo era anche l'obiettivo, così non si sposta durante il viaggio. Praticamente dall'esterno non si vede niente. E ovviamente non si vedrà nemmeno il tavolo. Voilà! E spazio occupato è veramente minimo. E comunque, se intendete fare questo tipo di lavoro, non dovete dimenticare il biadesivo, perché le viti da sole non bastano. Ed ecco, speriamo che continuerete a seguirci, anche se non dovessimo più smontare il frigorifero. Però comunque una o due volte l'anno lo faremo, almeno per togliere la polvere, mi sembra il minimo. Dice Beppe che bisogna farlo, quindi Oddio. Lo faremo. A questo punto interrompiamo questo video perché ci è venuto un'idea per un nuovo video che vogliamo incominciare da domani, anche se dovesse piovere. Ciao, buonanotte. What you need